zombie apocalypse. Ciao ragazze, allora eccomi qua, nuovo video, chiacchiericcio. Come state? Spero bene, sperando che non si chiuda la registrazione, perché questo è un altro video chiacchiericcio dove vi parlo un po' di tutte le cose mie che mi sono sempre piaciute, ovvero parlare con voi, truccarmi con voi e tante altre cose belle. Il prossimo video sarà un Draw My Life, ovvero cosa c'è nella mia vita, Dream Life, non so come si chiama, vabbè, ci siamo capiti, la storia della mia vita. Vi racconterò questa cosa qui perché mi fa piacere a me e perché sono sicura che non so se tutti quelli che finora si sono iscritti da me sanno nulla di me, quindi vabbè, nulla, tutto lì e nulla. Il prossimo video dopo questo sarà un video tag che ho visto per metà video e lo ammetto pure, da Paradisi Artificiali, un canale YouTube, Paradisi Artificiali, che il nome non mi ricordo, ma non me ne vogliate, ma sono di memoria, scarsa memoria più o meno, solo per le cose che piacciono a me, ma non è una colpa, purtroppo non sono perfetta, ma penso che nessuno sia perfetto, non per giudicare, ma perché è così. E niente ragazze, scusate se mi vedete metà testa, ma non so più come mettermi, quindi ho deciso, ecco, forse così è meglio. E nulla, praticamente sto cercando di fare più video possibile, perché così almeno sto un po' di più con voi. E nulla, alla fine mi sto divertendo a fare questi video dove vi parlo un po' delle mie giornate, che ovviamente se vedete meno video o anche più video, anche senza che vado in giro per il mio paese piccolino, perché non è tanto grande, non è una città ma è un paese e ci conosciamo ben tutti, e quindi ho detto no, non so se farò ancora video vlog, li farò fatti in casa, video vlog barra così caserecci, perché non mi va di riprendere dove c'è tanta gente in giro. Il primo lo facevo, adesso non so se lo voglio fare ancora, per il semplice motivo che non è che mi vergogno, ma ho perso un po' la voglia di farmi vedere registrando video vlog cioè di fronte alla gente. Non mi vergogno, per amor di Dio, ma ho perso la voglia, perché poi la gente ha da rompere sempre le scatoline e a me non mi va di... Vabbè, potrei anche non riprendere la gente, potrei riprendere dove vado, ma sempre che devo stare attenta dove riprendo e cosa riprendo. E questa cosa, vabbè, in casa mia, dove voglio, in tutta la mia casa, potrei anche riprendere tutto di più, ma l'entrata, dove abito, non ci penso neanche, perché non mi interessa proprio, non mi va e non se ne parla neanche, però tutto è privacy, ovvio, come ovvio, che credo che sia ovvio, anzi senza credere, così. Però casa mia, dentro casa, va benissimo e niente. Quindi vi dicevo, per l'appunto, in casa mia posso riprendere quando mi pare e piace, ma fuori è un altro discorso, perché devo stare attenta dove riprendo, come riprendo e a chi riprendo, quindi devo stare attenta in ogni caso, da lì non si scappa, non si sfugge. E per quanto riguarda invece i video chiacchiericci, continuerò con questi video chiacchiericci, però no, video vlog no, fuori casa, a meno che un giorno non me ne frego altamente, li faccio lo stesso, ma andando magari alla spesa, così, tanto per, così, alla rinfusa li farò, cercando di non farmi beccare da nessuno quando riprendo. Ovviamente userò questo telefono, perché questo telefono qui c'ha il tasto della pausa, quindi posso anche stoppare quando voglio e riprendere quando voglio, quindi no ragazze, aspettiamo un po' che si calmino le acque, perché
No, non è successo niente di grave, però non ho voglia neanche di farmi riprendere dicendo: oh, ma tu dove vai, dove non vai? Che stai facendo con la telecamera in mano, con quel cellulare in mano, con quel cellulare in mano? No, per il momento preferisco aspettare. No, non mi vergogno, perché l'ho fatto altre volte a riprendere col telefono e fare videovlog, ma in ogni caso, ad ogni modo, aspetto un po', perché non siamo in una bella situazione. No, non parlo di me, parlo in generale, in tutto il mondo. Non siamo nel... Vabbè, oggigiorno con questi social tutti siamo lì a riprendere con i telefonini e a fare un po' di zimbello degli altri. A me questa cosa non piace. Cosa stai parlando? Melania, si può sapere a cosa ti riferisci? Sì, al bullismo. Ogni volta tutti... Non c'è modo di capire perché fanno bullismo col telefonino. Vabbè, no comment. Non parlo dei disabili, parlo in generale. Basta che uno passa a una bella ammirazione su una ragazza qui e là e scatta il bullismo e riprendono col telefonino l'aggressione. Non è una bella cosa, ragazze. Fidatevi di me, che non è una bella cosa. C'è modo e modo di reagire alle brutte cose, quindi no, così non si fa. Vabbè, no comment. Non voglio entrare in questa sede di pazzia delle persone che non hanno ancora capito che non si scherza con i social. I social sono belli, ma bisogna anche saperli usare, come suol dire. Già, saperli usare. Adesso qualcuno mi dirà: senti chi parla. No, non è così. È vero, anche io a volte sbaglio con i social, ma non faccio queste cattiverie che ho fatto con che hanno fatto, scusate, che hanno fatto gli altri, facendo video e poi postandoli sul web. Video di bullismo, io non ho fatto video di bullismo mai, e mai mi salterà in mente di fare video di bullismo. Però c'è chi li fa, state tranquilli, perché c'è chi li fa. Io non sono quella, non mi interessa essere bulla di nessuno, io non lo farò mai. Anche perché non è bello essere bulli, vi assicuro che non è bello per niente. E niente. Questo era tutto, ragazze. Quindi, ragazze, in fin dei conti, io adesso ce l'ho con questo, però in fin dei conti, per adesso, ragazze, vi saluto e non lo so quando sarà il Drama Life, se lo faccio dopo di questo o dopo un altro momento, non ne ho idea. E vabbè, ragazze, bacio e comunque, se questo video vi dovesse piacere, mettete un bel like, un commento e iscrivetevi e attivate la campanella. Seguitemi su YouTube, adesso su YouTube già lo so che mi seguite, su Instagram come YouTuber Melania_Bassotto e su TikTok come Melania Makeup e Beauty, perché sono anche su TikTok. E seguitemi anche, perché no, perché ogni tanto disinstallo e installo Telegram, ma Telegram non lo uso per niente, perché tanto nessuno manco mi si calcola di Striscio, forse perché solo io non volerlo fare, non lo so neanche io il perché. Comunque, ad ogni modo, se volete seguirmi, seguitemi anche su Telegram, Instagram perché sì, perché è più diretto, più tutto, diciamo, e anche perché no, se mi va, mandatemi qualche piccolo messaggino su direct di Instagram o scrivetevi appunto un commento qua direttamente su questo video. Ciao, a presto, a dopo. Se mi riesci a fare un altro video, ciao ciao. Zombie apocalypse.